yourself out. Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. Venerdì 17 marzo 2023, buonasera a tutti da Mauro, siete su Freedom Street Radio, benvenuti a Live Motel. Oggi venerdì 17, non stiamo a dire quello che è questo giorno, ma ricordiamo che oggi, più che un giorno che dicono che porti sfiga, è il giorno di San Patrizio, quindi il santo patrono dell'Irlanda, e mi piace pensarla così. Come anche i nostri ospiti, immagino che piaccia parlare di questo, di San Patrizio, che vi ripresento subito. Abbiamo allora Luca Zeni alla voce e alla chitarra. Yes. Ciao Luca. Ciao, e poi abbiamo Vittorio Villani alla batteria. E poi al basso abbiamo Andrea Rivadossi. Buonasera. Buonasera. Signore e signori, i Bacon's Chaos, eccoli qua. Grazie Mauro. Bentornati, grazie. Bentornati, esatto. Perché voi siete già comunque amici di Freedom Street, siete già stati qua un mesetto fa. Sì, sì, esatto, abbiamo fatto questa bellissima esperienza qua a Freedom Street Radio. Siamo felicissimi di tornare, grazie a te. E questa sera avremo un live-ino. Sì, dai. Voi siete giù, comunque con Unplugged siete abbastanza, ormai avete fatto addirittura un EP, no? Di febbraio. Quest'anno. Noi diciamo che è stata un'idea per il 2023, nel senso, noi siamo prettamente sporchi e elettrici, in maniera abbastanza. Ma poi parleremo anche del esatto. vostro suono, parleremo di tutto. Però intanto, siamo in giro con l'acustico. Però. Intanto Bacon Chaos mi fa pensare così, alla leggera, gastronomicamente parlando, non so, un casino della porchetta. Perché mi hai visto. Perché, no? Allora, bacon è traducibile bacon, perché comunque in italiano non... Allora, però so che bacon è più che altro per, esatto. per Francis Bacon. È per Francis nome, Bacon, sì, no? sì, è per Francis Bacon, assolutamente. Viene anche facile pensare alla pancetta. Certo, assolutamente. No, è una cosa che da quando abbiamo iniziato io e Vittorio nel 2018 tutti ci dicevano: ah, ma la pancetta, no, di qua, no, di là. No. Il bacon è buono. Viene facile. Esatto. No, è perché... Vittore tedesco nel 1909, sì, nato, è nato a Berlino, è morto a Madrid. Sì, noi siamo Francis Bacon, il pittore, diciamo, quello, sì, esatto, è irlandese, mi sembra, non mi ricordo esattamente. Mi sembra nato a Berlino, Dublino. Sì, insomma, noi ci affidiamo, si chiama Chaos perché diciamo che lui aveva questa... Caotico. Esatto, era un po' caotico. E nell'arte, nel caos traeva arte, per cui anche noi ci rividiamo un po' in quello. Sì, lui è stato praticamente un maestro, un grande dell'arte contemporanea. Esatto, no? Perché faceva queste immagini molto forti di papi, crocifissioni. Esatto. Sì, ci sono dei dipinti un po' disturbanti, che sono comunque forti, arte. Che... Sì, sì, io sono rimasto impressionato da un'immagine, vabbè, oltre a conoscerlo come artista di arte contemporanea, sono rimasto impressionato dal suo studio dove dipingeva, che era veramente un... abbastanza, diciamo, caotico personale. E allora io ho detto: cavolo, questo riesce a fare arte in quella maniera lì, e mi ricordava un po' noi, insomma, ricorda un po' noi in alcuni momenti. Sì, anche voi avete il vostro caos dentro. Esatto. Anche se comunque la vostra musica è... Beh, la musica non è mai un caos, perché comunque anche laddove sembra un caos, io voglio citare per esempio quello che è il pezzo più caotico che un essere umano possa immaginare, è quella Revolution 9 dei Beatles, no? Dell'album bianco, che apparentemente è un caos pazzesco, è addirittura inquietante a tratti, no? Esatto. Però anche quello, io credo che Lennon, McCartney, Harrison e Starr abbiano voluto ogni punto, ogni frase, ogni... e sia stata decisa, calcolata e significativa in quel brano. Assolutamente sì. Io, vabbè, credo che, a parte che citando i Beatles, credo sia qualche cosa di incredibile che è successo a questo pianeta, insomma. A questo secolo, cioè, a questo pianeta. Si sono messi insieme questi personaggi tutti insieme in una band e hanno creato quello che hanno allineamento creato. Allineamento astrale. Allineamento astrale che secondo me difficilmente potrà risuccedere, insomma, in tempi brevi almeno. Sì.
Allora, parlando di musica, non mi viene altro da aggiungere, almeno adesso, che non ascoltare la vostra musica, ovviamente Unplugged, questa sera al Live Motel. E abbiamo 5-6 brani da ascoltare e io voglio spremervi come sono solito fare, perché mi piace dare spazio alla musica più che alle parole, anche se comunque è piacevole. Però bisognerebbe avere 3 ore e parlare per 3 ore. Esatto. Però la musica qui è un po' da padrone, quindi mi piace pensarla così. Cosa ne dici? No, Luca? Sono d'accordo, noi ci piace suonare. Benissimo, e allora partiamo col primo brano che presenterei tu. Sì, partiamo col primo brano che è, diciamo, il brano di debutto, parla un po' del mio quartiere, che si chiama Borgo Lombardo, ed è Borgo Brucia, ed è il primo pezzo che facciamo sempre quando iniziamo un live, per cui iniziamo anche oggi. Ok, Bacon's Chaos a Live Motel questa sera. We'll be right back.
AI. Porco brucia, sai. Brucia, brucia, brutta, stanza, brucia, 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 stanza, brucia, 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 stanza, brucia, 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 stanza, Bacon's Chaos a Live Motel questa sera con insomma una canzone bella carica indirizzata mi sa qualcuna. Sì, no, beh, c'è un misto, un misto di cose, insomma, si parla di amicizia ovviamente a qualcuna. Sì, sì. E soprattutto quel qualcuna potrebbe essere esattamente il mio quartiere. Certo, non è decisamente necessariamente una donna, esatto, diciamo così, esatto, quindi esatto, un rapporto di odio amore, un po' di, c'è un, esatto, po' di, perfetto, il caos di cui parlavamo odio prima. Amore, esatto. Perfetto, perfetto. Allora, voi siete figli, mi sa, musicalmente degli anni un po' 90. Abbastanza, sì, va bene. Abbastanza, quindi, abbastanza. Non tutti, perché nel senso io prettamente degli anni 90, un certo tipo di musica, loro anche, ma non Britney Spears, però non quelle cose, non per adesso, no, però solo Britney Spears, solo Andrea no, deriviamo, Mauro, deriviamo un po' da cose grunge, diverse, tutti, per cui qua. Io principalmente sono un grande amante del Britpop e del grunge. Sì, Britpop anche a me, sì, sì, cose tipo anche Charlatans, che sono stati un po'. Charlatans sono un grandissimo gruppo. Sì, sì, io amo gli Stone Roses, per cui. Sì. Per i precursori, tra l'altro, ancora, esatto, molto prima degli Oasis. Esatto, esatto. Abbiamo, esatto, i Charlatans, abbiamo questi gruppi, sì, qua che sono enormi. Sono enormi, esatto. E ancora oggi attivissimi, quindi sono, sì, sì, fantastici. Tra l'altro, visto che stiamo parlando un po' anche di grunge, un po' di Nirvana, così, leggevo una notizia freschissima di qualche ora fa che. Ci siamo un po' chiesti, forse un po' tutti, tanti comunque, chi sarà il batterista dei Foo Fighters in questo tour che hanno annunciato quest'estate. E io vi do una risposta, perché sì, è uscita qualche ora fa la notizia del Sun che dà per batterista dei Foo Fighters Matt Cameron. Matt Cameron, ancora? No, storico batterista fondatore di Soundgarden, esatto, batterista attuale di Pearl Jam, più di tante altre comunque formazioni, e sembra proprio che Matt Cameron, comunque amico già di, sì, certo, ovviamente, certo, Dave Grohl, amico dei Nirvana, amico, certo, di Kurt Cobain, siederà, almeno per quanto riguarda i live, ai tamburi dei Foo Fighters, insieme a un altro batterista di un'altra band di cui non ricordo esattamente il nome, però si daranno un po' tipo il cambio. Certo. E in attesa di avere forse un batterista fisso, che a me piace pensare che potrebbe essere che stanno aspettando il figlio che cresca un po' e poi magari includeranno. Ma questa è una notizia, appunto, che ho letto. Sarebbe bello, comunque. Sarebbe una cosa. Ho letto prima, è una notizia di qualche ora fa solo, quindi. Ah, fantastico. Quasi sicuramente Matt Cameron si Matt Cameron ancora. Che una volta. Grandissimo. Ormai. Enorme. Ancora una volta copre praticamente tutte le scene ovunque. Eh sì, lui. dove lo chiamano, va, insomma, dei loro amici, chiaramente. Sì, sì, sì. Delle amicizie. Ma d'altronde questi. Tra l'altro, aveva detto da poco che comincia a stancarsi anche un po', perché comunque anche lui è sui 60 anni. Eh certo. Perché comunque tutti questi grandi del grunge ormai sono tutti più o meno del 60, 61, quindi. Non sono dei ragazzini, quindi certo, perché gli, certo, chiedevano di fare un aprire un tipo con i Soundgarden per poi fare un set con i Pearl Jam, no? Fare una cosa di questo, prima che mancasse, certo, prima che mancasse Chris Cornell. E insomma, è bello, è sempre bello parlare un po' anche di questi. No, è bello di questi giganti. Assolutamente, sì. Enorme. Beh, immagino che a questo punto i Pearl Jam, Nirvana siano un po'. Sì, no, allora, tutta la parte, diciamo, degli anni 90 del grunge, chiaramente, e tutta la parte del Britpop degli anni 90, anche qualcosa prima, e anche tutto, diciamo, la parte alternativa rock italiana. Sì. Siamo legati anche a quello, insomma. Sì, After Hours, i Balene Kuz, sì. Diciamo un rock nudo e crudo, esatto, alcuni definiscono di rock noise o comunque di quel genere lì, insomma, un po' anche Bud Spencer Blues Explosion. Esatto, Bud Spencer Blues Explosion. A me personalmente piace molto il blues, per cui in alcuni pezzi, soprattutto anche in acustico, si risente molto della mia influenza un po' blueseggiante, tra virgolette. Bud Spencer non hanno neanche il basso, perché in realtà sono in due. Esatto, noi avevamo iniziato in due, tra l'altro. E infatti poi Andrea arriva nel 2019 solo. Andrea arriva nel 2019, sì. È l'ultimo arrivato. Sì, ad aprile, maggio. Avete avuto la necessità di un bassista, detto, vabbè, mettiamocelo. Sì. Avevamo avuto la necessità di un bassista, avevamo un altro bassista prima di Andrea, però vabbè, è durato
poco, tra virgolette. Sì. Poi con Vittorio abbiamo valutato che il nostro tipo di canzoni non è prettamente magari per un duo, tra virgolette. Sì, sì. Beh, c'è sti basso da un colore, sì, da sempre. Io poi pensavo ad avere un bassista che sia presente molto nelle nostre canzoni. Poi è arrivato Andrea, abbiamo trovato la quadratura del cerchio, come si dice. Allora ragazzi, vi faccio una proposta indecente: due brani di seguito, cosa ne dite? Va bene, facciamo perfetto. Un modello concerto. Non esagerare, Mauro, però che... vi piace suonare, eh? Poi parleremo anche dei live con i Bacon Scales, che ci sono delle cose molto interessanti all'orizzonte e... Sì. Ok, allora due brani li presenti tu. Sì, allora faremo il primo pezzo, si chiama Blues di Lazzaro ed è presente nel nostro ultimo EP. Poi faremo sorteggio, che diciamo che è stato la prima, diciamo, il primo singolo, chiamiamolo, del nostro ultimo EP, insomma. Bacon Scales. Perché io sarò per sempre quello sbagliato. Fiducia a pezzi e brucio i resti, sentieri impervi dove perdi le tracce giuste. Se ti fermi, se mi guardo indietro, rimango sempre avanti. La mia dose di follia esplose in pura poesia, perché io sarò per sempre quello sbagliato. Nelle loro povere vite, ma nessuno mi stia a sentire.
se dico di essere buon padre, non credo di mentire. Scavalco il mondo, ma continuo a cadere. È un imbroglio, non sono sobrio, non credo proprio un'entità d'orgoglio. Quanto passo devo andare via, tengo fiato per notare via, cosa in gabbia per scappare via, sorteggio la malinconia. Non funziona male, anche se sono all'ospedale, io continuo a gridare e la gola fa più male. Oggi soldi per il caffè al bar, oggi soldi per la birra al pub, oggi soldi per andare da mamma. Questo qua se non sta zitto lo sfondo qua. Oggi soldi per il caffè al bar, oggi soldi per la birra al pub, oggi soldi per andare da mamma. Questo qua, lo sfondo qua, è un imbroglio, non sono sobrio, non credo proprio uniti dall'orgoglio. Fatto peso devo andare via, chiuso in gabbia per scappare via, tengo fiato per notare via, proteggio la malinconia. Non sono sobrio, non credo proprio. This is Live Motel. Eccoci qua con i Beacon's Chaos. Abbiamo ascoltato una doppietta di brani, ovviamente rigorosamente live, unplugged. Sono anche questi due sono presenti nel Acoustic, sì. Sessions, sì. Questo nuovo questi, EP. Questi sono presenti, sì. La prima non è presente all'Acoustic Session, ma è la seconda. Okay. Intanto questo album nuovo con questa copertina bellissima con queste gallo. Sì, sì, Andrea, il nostro sì. Abbiamo voluto replicare la copertina dell'EP dove c'è un gallo hawaiano. Bello. Allora anche in quello acustico abbiamo detto facciamolo disegnare da un'intelligenza artificiale come la vede sì, lui, sì, sì, un gallo che suona una chitarra acustica, visto che facciamo un acustico e vediamo cosa ne esce. Intanto lo potete trovare su tutte le piattaforme, quindi non stiamo neanche a nominarle tutte, ma è lì, andate ad ascoltarlo. E che... anche su YouTube un video della live di Nere Cornici. E prossimamente usciranno altri video sempre. Sì, abbiamo fatto nel momento in cui registravamo, abbiamo fatto anche i video. Bellissimo. Per cui è in studio dove noi suoniamo. Facciamo tutto. Tanta roba che dovrebbe. È tutto lì. Allora, per non dimenticarci la vostra origine rock, sanguigno, nudo e crudo, come dicevamo prima, adesso noi ci ascoltiamo un brano che è l'ultimo singolo, mi pare. Oltre. Sì, esatto. Oltre. Al di là di questa parentesi acustica, sì. Quindi adesso ascolteremo Beacon's Chaos in versione veramente graffiante, esatto. Chitarra elettrica a tutto volume, l'ascoltiamo così com'è su tutte le piattaforme e noi ci ritroviamo fra qualche minuto, quindi dopo questo brano, ancora con Beacon's Chaos qui a Live Motel. Siete su Freedom Street Radio, io sono Mauro, state con noi che tornano ancora con Live Unplugged a Live Motel. A tra poco! Solo chiuso in questa stanza, tutto mi circonda e rimane lì nel tempo, e io mi muovo lento, e
orali. Oltre a questo suono mi chiedo ormai chi sono. Sono, non voglio più l'inverno, quello in cui sprofondo. No, no, mi prendo tutto quanto.
Ciao, ho il doppio onore di essere a Pino. E io sono UFO degli Zen Circus, supportiamo Live Motel. Eccoci qua, siamo tornati in diretta questa sera a Live Motel. Siamo nello studio di Brugherio, qui a Freedom Street Radio in Piazza Roma 2. E con noi questa sera ci sono Bacon's Chaos. Io. Esatto, esatto. Siamo felicissimi di essere qua. Stiamo suonando alla grande, come... aspettiamo gli altri che ci dicono qualcosa. Beh, se volete dirci qualcosa, intanto potete telefonarci. Siamo in diretta, esatto, e abbiamo un numero, esatto, di WhatsApp che è 375 555 555 1. Più facile di così, e contro, veramente contro le boie, come dicono, come dicono a Torino. È un numero veramente facile. Quindi, se volete mandare un saluto, un parere, una richiesta ai Bacon's Chaos, potete farlo a questo numero e noi lo leggeremo. Allora, questo era Oltre, era un brano sanguigno. Sì, Oltre è un brano importante, perché diciamo che io tendenzialmente scrivo i testi e diciamo arrangio inizialmente i pezzi, però sono noi li scriviamo tutti insieme. Avete un po', quindi 33% diciamo sulla, sì, scrittura. Io ho 34% perché il virgola non si può mettere, almeno quello. Però, però no, siete equamente distribuiti. Sì, assolutamente, perché io credo sia fondamentale questa cosa. Un po' come una volta c'era scritto lyrics by il nome del gruppo, producer by il nome del gruppo, a me piacerebbe una cosa del genere. Diciamo che però Oltre si differenzia perché è un primo pezzo dove il nostro batterista, che oggi stranamente è qua presente con noi, perché è latitante di solito. Sì, molto latitante. Non possiamo parlare male di lui. Infatti, Mauro ha fatto benissimo a togliergli la voce. Esatto. Perché non può risponderci. Esatto. No, però il testo è di Vittorio, per cui. Ah, esatto. Sì, sì, sì. Ecco, Vittorio, dimmi un po' su cosa si basa questo testo. Sono un po' bastardo. Sono un po' bastardo. Parla pure tu, Luca. Cosa hai detto, Vittorio? Ah, sì, ok. No, credo che il era testo... una provocazione, sì, perché lui non può parlare. Quindi, sì, giustamente, sì, voglio fare la domanda giustamente, a lui. Giustamente. No, parla un po' della diciamo, parla. Vittorio, questo è molto personale come pezzo di Vittorio, per cui io so che parla della sua situazione, i suoi mostri, esatto, le sue cose, diciamo, come sapete la maggior parte della gente che ci conosce, insomma, Vittorio viene da un'altra zona, sì, d'Italia, per cui già fin da giovane è arrivato nel nord Italia da solo e io l'ho accolto a braccia aperte, certo, allora parla, diciamo, del bisogno di proteggere sue situazioni, anche queste, esatto, minoranze, no, che sono, possiamo dire tutto quello che vogliamo, tanto non può controbattere. Sì, esatto. È bella questa, peccato, che spero che la gente riesca a vedere il cappello quanto è imbarazzante, perché ma il cappello lo vedremo poi sicuramente sul video di YouTube, a parte, esatto, che adesso comunque c'è anche il video streaming. Ah, no, è vero che c'è video streaming, sì, perché chi non volesse, chi non lo sapesse, su www.mixcloud.com/live/FreedomSR c'è questa puntata, come anche tutte le altre puntate ovviamente di Freedom Street, che potete vedere in video, quindi esatto, è una cosa in più. E poi guardatelo, perché merita, che merita. E poi comunque chi si perdesse anche questa diretta di Mixcloud, c'è comunque poi il video integrale di tutta questa puntata, quindi anche il mini live concertino Unplugged dei Bacon's Chaos, che potete vedere sul canale YouTube Live Motel meno Freedom Street Radio, così come tutte le altre puntate di Live Motel che sono caricate sul canale, e così come su Mixcloud potete trovare anche tutte le altre puntate dei programmi di Freedom Street Radio, quindi potete darli a risentire se per caso le avete perse. Allora, l'italiano come scelta un po' di vita, no? Di scelta di musica, sì, perché per comunicare più immediatamente, no? Con, insomma, sì, a parte per comunicare più direttamente, anche un fattore, come dicevo prima, noi siamo molto avanti all'alternative rock italiano degli anni 90, insomma, e anche noi siamo, anch'io principalmente sono partito dall'inglese, però sono sempre rimasto affascinato da quanto alcuni gruppi, alcuni artisti ancora adesso riescono a fare della lingua italiana comunque portarla a un livello internazionale quando si sente un pezzo, e questo era importante, per cui è molto più complicato, perché arrivare a un sound internazionale tra virgolette
con la lingua italiana è più complicato che usare l'inglese, sicuramente. Sì, perché comunque ha, l'italiano ha comunque una metrica una diversa. Una metrica diversa, no? Esatto. Far quadrare tutto e poi soprattutto la gente ti capisce, quindi... esatto, ti capisce. Sì, con l'inglese puoi dire quello che vuoi, e, boh, anche però l'italiano, dici, boh, il testo te lo sì, per cui abbiamo deciso poi di svoltare. Vabbè, abbiamo iniziato già subito con l'italiano. Prima suonavamo. Perché possiamo dirlo, oggi. Può dire. Prima suonavamo con i Mad Dogs and Aspirin, eravamo insieme a loro. Sì. E avevamo iniziato in inglese con loro. Poi io ho spinto un po' per il cambio in italiano. Anche loro poi sono passati all'italiano. Sì, hanno presentato il primo singolo in italiano. Esatto, sì. Il primo tra singolo in italiano. Ricordiamo che sono stati i Mad Dogs proprio esatto. La seconda puntata, forse seconda o terza puntata di Live Motel qua su Freedom. E potete trovare anche già la puntata con i Mad Dogs and Aspirin su YouTube. Quindi c'è perfetto. Oltre che il podcast, ovviamente. Poi dopo parleremo anche di tutto quello che sarà del live. Sì. Ok. Sì, poi ci sarà il live, esatto. E adesso intanto torniamo alla musica Unplugged dal vivo, direttamente esatto. Qua in studio. Cosa adesso, ci fate ascoltare adesso, facciamo ragazzi? Un pezzo del primo EP, è l'ultimo pezzo del primo EP, si chiama Intransigente. Ascoltato. Eccolo qua, Bacon's Chaos. Cosa che non so, no, non darmi quella rosa, no, non la merito, un altro calcio in faccia, darò un altro intervento squalido, una parola peggio di un marchio assaporo il caro. Dimmi qualche cosa.
Bacon's Chaos, questa sera Live Motel, rigorosamente live unplugged, come tutte le sere Live Motel ovviamente. E, intanto si va avanti, state scrivendo, state lavorando, oltre ai live ovviamente. Certo, certo. sì, lavoriamo tutti e diciamo che stiamo scrivendo il materiale nuovo, tra virgolette, per una prossima... Speriamo, sicuramente quest'anno no, ma sicuramente l'anno prossimo uscirà il nostro... Dobbiamo ancora capire se muoverci su un primo album o fare un altro EP, siamo in fase di decisione, però stiamo già scrivendo un sacco di roba nuova, un sacco di cose nuove. Noi tendenzialmente da un EP all'altro tendiamo, non perché vogliamo farlo, ma perché... passa il tempo, per cui tutto quello che anche un'esigenza, tutto quello che ascoltiamo cambia, magari delle volte qui ci siamo influenzati da veniamo influenzati da altre cose, per cui tendiamo a, come diceva Andrea adesso, a portare nelle cose nuove quello che in quel momento ci stanno influenzando. Ecco, cosa ascoltate adesso? Che cos'è che vi piace in questo momento? In questo momento storico, in questo panorama musicale di oggi? Che cos'è che vi... Lascio ad Andrea questa domanda. Che ha fatto drizzare le vostre antenne. Infatti io vedo in difficoltà, per questo lo lascio dire. Allora, io di recente sono molto sul metalcore, hardcore punk. Bello, questo sì. Genere un po' così... E già comunque alla fine di Macula ero su questi queste generi corde. E infatti alcuni dei pezzi si sente che sembrano anche un po' di generi diversi tra di loro, tra i cinque pezzi che ci sono in Macula, e appunto nell'idea che c'è del nuovo futuro album o EP che sarà, si sta tendendo ad andare, almeno io sto continuando a lavorare sempre su quei generi lì, diciamo, e anche un po' gli altri, però vabbè, sì. Comunque ognuno ascolta un po'. Noi ascoltiamo un po' di cose diverse. Sì. So che, per dire, Vittorio è molto influenzato da tutta la parte, diciamo, inglese moderna di adesso, un po' il post-punk, sì. Gli Idols o gli Shame, sì, tra l'altro sono tra poco, esatto, qua a Milano, esatto. Sta provando a convincermi ad andare a vedere, andremo sicuramente, molto probabilmente. Probabile. Fontaine D.C., la parte irlandese, che sono un grandissimo gruppo che abbiamo visto anche dal vivo, lui a me piace, ma diciamo che lui è molto più improntato su quel tipo lì. Io sono ancora, diciamo, a me piace ancora scoprire le band nuove, cerco ancora di andare a capire. In passato vedevo le locandine di Glastonbury e andavo a vedere i nomi più piccoli segnati e andavo ad ascoltarli, però prima non c'era internet, per cui facevamo un po' più di fatica. Anche perché se sono lì comunque vuol dire che qualche significato ce l'hanno. Però c'erano veramente grandissimi band che poi ho scoperto. Però adesso principalmente sono influenzato molto da, diciamo, il rock... dalla parte, diciamo, ovest americana. Per dire un gruppo, posso dire che l'album che mi ha adesso un po' più condizionato e ossessionato è l'ultimo della Perfect Circle, trovo meraviglioso, nelle sonorità completamente anche diverse rispetto al passato. Musicalmente sono inavvicinabili. Esatto. Noi siamo super siamo fan di quelle. Quasi. Sì, noi siamo super fan di tutti. Siamo anche super fan di tutti. Anche oggi per sbaglio abbiamo maglietta felpa e tutto. Sono felpa di Tool, esatto. Ecco. Anche io li sto aspettando perché stanno un po' tardando. L'anno scorso mio amico li ha visti a Zurigo. Noi siamo stati fortunati perché prima del Covid siamo riusciti a vederli al Firenze Rock. Ed è stato una cosa, io penso, uno dei live più belli che abbia mai visto. Lo dicono tutti, sì. E poi, siccome Andrea, poverino, non c'era, abbiamo deciso l'anno scorso, mi sembra, sì, Andrea, giusto, di andare dove avevamo trovato i biglietti, era quel tour lì, e noi l'abbiamo trovato a Colonia, siamo andati a Colonia a vedere. Esatto, sì, infatti così bisogna fare. Allora, torniamo alla musica, abbiamo ancora un brano, perché il tempo veramente corre come un levriero. Abbiamo ancora un brano da ascoltare, giusto? Esatto, questo non c'è in nessun EP, non è da nessuna parte. Scoop, allora. E non so se uscirà da qualche parte, però posso dire che è il finale dei nostri concerti. Abbiamo fatto qualche volta, in acustico volta. Penso, sì, ma non penso. E lo ascoltiamo. Allora. Lo ascoltiamo, si chiama Mentire Mai. Bacon's Chaos. Disastro, hey man, un disastro dopo l'altro.
Le maschere si sciolgono intorno a noi. Non conosco i volti che vengo fuori. Purtroppo sai, io sono solo. Purtroppo sai, io non perdono. Mentire mai, 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 mai. Mentire mai. Live Motel. Eccoci qua, siamo belle che alla fine con Bacon Scales questa sera Live Motel. Siete sempre su Freedom Street Radio. Ragazzi, è stata una puntata veramente brillante. Grazie. Grazie Mauro. Grazie alla vostra musica. Intanto io voglio ricordare anche questo live che avete, lo ridiciamo, che avete molto imminente con sì, è praticamente domani. Sabato. Sabato 18 marzo. 18, sì. Esatto, sabato 18 marzo saremo insieme ai Medox in Asprin al baricentro di Costa Masnaga. Sì, sulla di Como. Esatto. Suoneremo in elettrico, per cui in elettrico voi, in elettrico anche loro. In elettrico noi, loro sono in acustico. Ah, in acustico sono. Sì, sì, esatto. Bene. È un formato interessante comunque. Sì, esatto. Loro sono in acustico, hanno scelto di andare in acustico. Bene, bene. Avete altre date all'orizzonte? Sì, fine marzo, il 31, in acustico. Meglio sempre. Che dici perché sul vostro sito ci sono comunque le date. Sì, nella pagina c'è tutto. Magari ad aggiornare, però quasi dovrebbero esserci. Quasi tutto, sì. Mauro. Appunto, il 31 siamo a Lodi in acustico, al Calypso, e il giorno dopo in elettrico, il primo aprile, sperando non sia uno scherzo, che non sia un pesce, siamo in un locale sui Navigli assieme ad altre due band, però è ancora da annunciare tutto definitivamente, quindi... Sì, sarà un live molto molto underground quello. Sì, lì. Esatto, sarà in qualche scantinato nascosto. Più o meno. Però bene, no, bene, scherzo. Sudore e fumo. Esatto, come, esatto, come esatto, vecchi tempi. Esatto. Allora, io non posso fare altro che ringraziarvi e ricordare i vostri, diciamo, indirizzi, le vostre pagine, che sono...
Sì, sì, noi ci potete trovare dappertutto. Beacon Scouse su tutti i social, per cui c'è Spotify, Instagram, tutto attaccato. Instagram, Facebook, YouTube anche con i nostri video. YouTube trovate, diciamo, tutti i nostri vari video che abbiamo fatto e varie ispezioni anche di live. Benissimo. Allora, grazie Luca, grazie Andrea, grazie Vittorio, grazie di questa serata di musica che avete portato qui a Freedom Street Radio. Io devo ringraziare anche il mio amico Andrea Bianchi, che senza il quale non sarebbe stata possibile questa e tutte le puntate di Live Motel, grazie al suo supporto tecnico impeccabile. Grazie Andrea. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato questa sera. Ricordiamo il sito, il canale YouTube Live Motel Freedom Street Radio, dove potete trovare questa puntata e tutte le altre di Live Motel. Inoltre Mixcloud con tutte le puntate di Freedom Street Radio. State con noi per la serata di Freedom Street, non è ancora finita. Buon weekend a tutti da Mauro e dai Beacon Chaos. Ciao, grazie a tutti. Ciao.